Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, qui è Billy Bulli che vi parla. Oggi parliamo di moto a due tempi, signori, uno spettacolo, il 500 due tempi che negli anni 80-90 hanno avuto un grandissimo successo nel moto mondiale e quindi oggi andiamo un pochino a ricordare quei bei tempi con questa Super MMX che ragazzi è un fenomeno, un bolide, una bomba. Hanno la casa svizzera ha prodotto questa motocicletta con 99 esemplari, ragazzi, 576 cm3, 13.000 giri, 195 cavalli per 197 kg. Portiamola a Monza, andiamo in pista per 5 giri e andiamo a confrontarci con moto ben più potenti della nostra, perché stiamo parlando di Suzuki Hayabusa, Yamaha R1, Aprilia Factory, BMW S1000, ma siamo partiti e la nostra belva si alza. Come potete vedere abbiamo una punta così che invoca un pochino Valentino Rossi, anche perché Valentino ha avuto modo di potere, quindi nel moto mondiale ha avuto modo anche lui di poter assaporare questi due tempi. Tra l'altro in un'intervista ha dichiarato che sono moto assurde, moto senza logica, perché veramente erano potentissime e diciamo questi modelli sono state le moto che l'hanno impressionato di più. Ma adesso concentriamoci, perché siamo riusciti a fare una staccatona lì nella variante RTP, lo ci portiamo nella variante della Roggia e siamo in prima posizione, ma come potete vedere abbiamo alle calcagna tutti gli altri piloti con moto che a un certo punto hanno un pochino di più, perché noi parliamo di 197 cavalli ma abbiamo 576 cm3, quindi conto dei 1000 che comunque hanno una potenza anche loro di 200 cavalli, quindi abbiamo da tenere a freno queste bestie, non ci vanno più delle porte per non farli passare. Quindi andiamo giù in fondo dove ci aspetta la variante della chicane della Ascari. Ecco qua, ci buttiamo all'interno, entrata perfetta, numero 46, che è un grande peso portarlo, perché ragazzi ho dovuto, vi dico la verità, ripetere la gara anche più volte, perché stiamo correndo con la modalità 110 di difficoltà, quindi i piloti che ci stanno seguendo sono veramente dei pitbull. E quindi oggi, tra l'altro, abbiamo la livrea della Lucky Strike, anche perché in quegli anni 80-90 anche sui circuiti dell'automobilismo regnava così il tabacco, quindi tra l'altro c'era anche la versione della Camel, quella gialla che aveva guidato anche il prodotto Valentino Rossi. Ho scelto la Lucky Strike così tanto per cambiare, perché mi piaceva. Ancora staccatona, ci si butta dentro, quindi moto che si fa sentire subito con una grande è molto maneggevole, il feeling perfetto. Bisogna stare attenti perché comunque l'apertura di gas, soprattutto quando adesso ci mettiamo giù su questo curvone e andiamo così a consumare un pochino le nostre saponette, bisogna stare attenti appunto a dosare il gas. Ecco qua è arrivato, mamma che botta, mamma che testata che ha dato quello, ci ha lasciato giù le corna sul guardrail e noi andiamo avanti, facciamo finta di niente, cerchiamo di rimanere concentrati sull'asfalto, anche perché salutando un pochino il pubblico che c'è in tribuna, ci aspettano adesso le due di Lesmo. Prima che si riesce a infilare abbastanza con più tranquillità, la seconda stringe di più e quindi bisogna riuscire a piegare bene e a entrare perfetti per poter aprire adesso in questa parte del rettilineo, dove cerchiamo appunto, abbiamo un secondo e tre di vantaggio, vista anche la caduta di chi ci stava seguendo. Quindi adesso andiamo a vedere chi sarà qua dietro. Io ho paura un pochino della Hayabusa, perché ragazzi sapete che per anni è stata la moto più veloce al mondo e oggi ce l'abbiamo qua in pista. Ma facciamo con un pochino di nomi, perché non abbiamo solo quella, ragazzi, una moto spaventosa, anche c'è la Kawasaki ZX, la 1400R, cacchio ragazzi, una bomba, per quanto la nostra e avendo un peso di 197 kg, appunto 195 cavalli, ragazzi, abbiamo una velocità massima di 310 km/h, che tra l'altro qua non riusciamo neanche a sfruttare, perché giù in fondo al rettilineo arriviamo sui 294-295 e poi dobbiamo mettere mani all'impianto frenante, tra l'altro impianto Brembo, quindi preghiamo San Brembo prega per noi peccatori, piloti che vogliamo vincere ad ogni costo senza preoccuparci degli altri. E allora staccatona ancora sotto gli occhi del pubblico, un ruggito che esce da questi quattro scarichi, un leone sotto con l'anima veramente a due tempi, una iena. Ragazzi, poi questa moto, tra l'altro la Super è famosa anche per
perché brucia l'asfalto al Tourist Trophy. Quindi, signore, moto che è stata fatta, diciamo, in serie limitata, quindi sfidata proprio per la pista, e non so bene il costo, non sono andato a informarmi, ma si parla di costo stratosferico come le sue prestazioni. Siamo ancora in prima posizione, stanno guadagnando qualcosa su di noi perché è sceso sotto il secondo, quindi tra un po' entreranno in scia e vediamo se riusciamo a prendere bene questo millesimo che ci portano poi al rettilineo. Ragazzi, intanto abbiamo chi ci segue che è veramente accanito ed è pronto ad aprire la cassetta di attrezzi, tira fuori martello e cacciavite e cercare di portarci via questo 46, che è un'istituzione, è un numero bestiale, un numero fortunato che dobbiamo anche cercare di giocare se si vince qualcosa. Ragazzi, 46, 37, 58 ci mettiamo dentro anche il Sic. E allora, signori, ancora siamo qui per il terzo giro, quindi mancano ancora due giri al termine e cominciamo a sentire il peso mettiato sul collo di questi piloti che ci seguono con motorizzazioni più potenti, più corpose, ma noi ci stiamo dando filo da torcere, siamo in una categoria di leoni e noi non siamo da meno, il ruggito si sente, il numero 46 ci dà la forza, ci dà la spinta in più per poter affrontare chiunque, perché 46 spacca su tutto. Ragazzi, salutiamo Valentino e a questo punto saluto anche Guido Meda. Ciao Guido, allora fatti bello, perché qualche giorno devi venire a trovarmi e allora ci ritroviamo qui sul Ride 4 a fare una telecronaca insieme, eh? Allora staccatone ancora giù in fondo, vediamo se prendiamo i 300 km orari, quasi ci siamo, sempre più vicini, ma la staccata ci taglia via l'acceleratore, l'accelerazione per dover mettere ancora mano ai piedi l'impianto frenante, che ormai stiamo facendo far sudare pastiglie e dischi ancora. Guardate che si vede qui sulla destra, si stanno avvicinando, eccolo qua, mamma mia ragazzi, ci siamo, 140 millesimi, ormai ce l'abbiamo seduti in sella con noi, dobbiamo stare attenti. Infatti arrivo leggermente lungo perché mi sono un pochino preoccupato, mi sono lasciato prendere come non fa Valentino, ma io veramente non sono Valentino, lo stimo, lo amo, grande Vale, ma purtroppo vedi che sono anche una mezza frana qua su questa pista. Siamo a Monza, nel regno della velocità, il tempio della velocità, e cerchiamo di dare tutto quello che possiamo con quest'ultimo due giri, un giro e mezzo mai che manca, 200 millesimi ce l'abbiamo veramente attaccato negli scarichi, andiamo giù in fondo ancora staccatona, che ci buttiamo dentro in piega, fuori la gamba, fuori la gambetta, giù in piega ancora, entrata perfetta, meno male che stiamo facendo una gara spettacolare a nome appunto anche che c'è Valentino Rossi, non si poteva sbagliare. 180, 190, sale quasi poco, 2-3 decimi, stiamo dando qualcosina sul lungo e vediamo un attimino questa entrata nella curva parabolica che ci porta alla curva importantissima, ci ha infilato, attenzione, attenzione la Suzuki, l'Hayabusa, l'ho detto che avevo paura, guardate con che ferocia si fa sotto, si sente il rumore, un sound incredibile, qua più che rumori sono sound e musica per le nostre orecchie, noi appassionati, ed entriamo nel quinto e ultimo giro. Ancora in prima posizione, ma siamo veramente assediati da pitbull, assetati di sangue, assetati di podio, cerchiamo di stringere i denti e anche le chiappe sulla sella e cerchiamo di accelerare tutto quello che possiamo, tiriamo fuori da questa super il massimo, stiamo facendo sudare i pistoni, ma noi siamo così capaci di questo e altro, e a questo punto ragazzi non ci resta che tirare l'ultimo respiro, tratteniamo il fiato per questi ultimi l'ultimo giro e vediamo che cosa succede. Un secondo intanto gli stiamo dando, quindi staccatona alla Venante della Roggia, quindi abbiamo fatto una bella staccata profonda, abbiamo lasciato dietro di un paio di decimi, ma ci riprende qua nel Lesmo, probabilmente sembra di andare veloci ma siamo un pochino lenti, quindi non stiamo correndo un monomarca che tutti siamo uguali, ognuno ha la sua moto, la sua ciclistica e quindi erogazione magari del gas, chi più chi meno, quindi stiamo facendo un po' a elastico, ma qua più che elastico un tiro alla fune, e qui lungo questo rettilineo che ci porta giù in fondo la staccatona della Ascari, 123 millesimi ce l'abbiamo attaccato ragazzi, attenzione perché qua è l'ultima curva, attenzione, si è infilato lungo, è andato lungo, ci scivola davanti e allora ci ha lasciato giù le corna, mi fa sbagliare un pochino, piccola penalità, 48 millesimi, andiamo giù nel rettilineo, adesso attacchiamo tutto, un altro ce n'è dietro, 3,55, quindi erano tutti dietro qua noi che stavamo cercando di portare via la posizione, e ancora dobbiamo fare l'ultima curva, signori, tratteniamo il fiato, mettetevi comodi sul divano, lanciate il cinturino di sicurezza perché siamo all'ultima curva, leggermente largo, vediamo se si avvicina, 2-3 decimi e ancora ce l'abbiamo attaccato gli scarichi, ma abbiamo quel leggero vantaggio che si sta così
diminuendo, si sta tagliando, 100 millesimi, 123, ci siamo, sul rettilineo, Billy Bulli con il numero 46, 9 di Valentino Rossi, grande gara ragazzi, 5 giri da panico, da paura con questa 500 MMX, ragazzi, uno spettacolo e quindi è giusto che si alza il pugno al cielo a festeggiare. Ragazzi, che cosa abbiamo combinato? Abbiamo tenuto dietro delle belve. Ed eccoci qua signori, ci siamo tolti il casco, una bella doccetta, siamo qua nel nostro bunker dove abbiamo tutte le nostre moto e dove qua dentro ci estraniamo di tutta la vita reale e assaporiamo e respiriamo l'aria dei campioni. Signori, il video è arrivato al termine, ancora una volta spero di avervi intrattenuto nel migliore dei modi, di avervi regalato un sorriso, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Billy Bulli.